Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Bene, qui ti parlo veramente della grandissima differenza che c'è tra ambizione, polso vitale, desiderio, voglia assoluta e quella che è approvazione. Ego, approvazione esterna, contesto in cui ti trovi. Bene, il problema della tua evoluzione come compositore o come strumentista sta in un fattore determinante, è cruciale, è basico. Se tu non sai rispondere al perché componi, cosa ti fa sentire il comporre? Se veramente è una passione e non un hobby, comporre, allora non siamo sulla strada giusta. Non siamo sulla strada giusta perché la devi implementare nelle tue attività diarie. Ti ho sempre parlato dei tre aspetti fondamentali. Devi fare poche attività e fatte bene. Fatte proprio bene e che entrino, che una con l'altra si potenzino e siano sinergiche. È fondamentale. Ti ho parlato del controllo emozionale, il concetto proprio di controllare, di gestire, di imparare a conoscere le tue emozioni, imparare a farlo attraverso il proprio locus interno è quello che ti preme, che ti fa vibrare, e le dinamiche sociali, l'interazione con gli altri e lo sviluppare anche l'espressione di te stesso all'esterno. Prima cosa, la comunicazione, non solo il parlare, ma la comunicazione in generale. Poi il secondo punto, il marketing sarebbe, il secondo punto è migliorare l'energia effettiva del tuo corpo. La produce infatti cosa? Il tuo corpo. Il cervello è corpo, è carne, è corpo. E quindi per svilupparlo devi sviluppare l'alimentazione sana, con cibi naturali, sani, veri, reali, e con un esercizio fisico che ti permette di stare in movimento, di migliorare la tua energia, di migliorare conoscenza anche con la tua respirazione, con il tuo corpo e, come ti ho sempre spiegato, il fatto del movimento, adesso non mi viene la parola, ma si tratta proprio di un corpo in movimento tende ad essere in movimento, un corpo che invece non è in movimento tende a stare fermo, tende a rimanere fermo ed è qui il problema. Devi sviluppare proprio la capacità di... Ah, l'inerzia era la parola, l'inerzia, non muoverti. Ora non entro nel perché noi siamo fatti così. E poi terzo punto, migliorare quelli che sono i tuoi progetti personali, le tue attività lavorative, il famoso non lavorare, ma gioco lavorare, tipo perché scegliere la composizione come attività? Perché la composizione ti passa in fretta, è qualcosa che vivi intensamente perché è la tua reale passione, o senti che è una delle tue passioni, perché ti diverti. E la sfrutti questa capacità perché senti che puoi portare valore al mondo. Bene, questa è ambizione. L'ambizione è il voler pensare alla grande, pensare in obiettivi grandi, in voglio fare questa musica, che è questa cosa, che ha questi suoni. E io cosa faccio? Ogni giorno faccio piccoli cambi, piccoli. Metto una nota diversa, faccio un suono differente, aggiungo un suono che il giorno prima non ho fatto, magari faccio un mese tutto in un modo, mese dopo cambio e continuo a cambiare passo dopo passo. Faccio un esempio pratico, tutti pensano che i Beatles dal 66 sono cambiati completamente, ma in realtà non è così. I Beatles, se tu analizzi i primi dischi, i primi brani, i primi dischi, loro ogni brano dei primi album, fino a Help, praticamente facevano accordi diversi, cambiavano sonorità, mettevano cose diverse. Non si nota la differenza, ma questo cambio ha portato poi al cambio successivo, alla capacità di saper usare meglio i mixer e alla capacità di fare cose nuove. Quindi non confondere la professione, la necessità di essere accettato dagli altri, la mancanza tua di passione in quello che fai, ma solo farlo per un riconoscimento. Quello che sempre io ho chiamato la tecnica fine a se stessa. La tecnica è fondamentale, l'espressione tua, il tuo valore. La tecnica oggi è vista come negativa perché è qualcosa che è legata a un fine che è solo quello di mostrarti e basta. Invece, proprio il comporre ambizione, continuare a ambire a cose nuove e a evolvere, perché l'evoluzione è quella che ti fa stare continuamente nella zona di flusso e ti fa migliorare. Ciao, al prossimo video!